tutti amici di Live Music Lombardia, ci troviamo alle sale prova Nipa di Monza, Live Music Lombardia Contest 2015, e a questa penultima giornata di selezioni abbiamo anche i Parco Lambro. Ciao ragazzi, benvenuti. Parco Lambro, che è un gruppo qua della zona della Brianza, tutti qui nelle vicinanze. Band che esiste già da un bel po' di tempo, sono circa 5 anni. Un po' di più, siamo insieme dal 2008 all'incirca come formazione. Ci siamo formati nel 2008 partendo dalla formazione iniziale, c'eravamo io e Marco e altre persone, poi ci siamo un po' modificati nel tempo e questa è la formazione attuale. Manca stasera Andrea, che aveva un impegno a cui non poteva, insomma. C'è un membro del gruppo manca. Ne approfittiamo per salutarlo. Andrea, torna in fretta. Sì, torna. Abbiamo bisogno di te. Esatto. Perfetto, vabbè, si è sentita la mancanza, però possiamo rassicurare Andrea che ve la siete cavata, insomma, bene, insomma, la performance è stata di gradimento. Progetto che nasce basandosi su qualche influenza musicale, oppure come nascono i vostri brani, chi scrive, se c'è una persona che scrive o se lavorate di... ad abbozzare qualche strimpellare qualcosa, poi diciamo poi porta in sala diciamo quello che l'idea. Ha fatto l'idea, insomma, e poi noi elaboriamo tutto, diciamo che già lui ha le idee precise, ecco, in linea di massima, poi lui fa i testi, diciamo, fa anche Marco in collaborazione, diciamo, e noi diciamo facciamo da contorno, ecco, sì, da... Sì. Diciamo che Marco è molto produttivo artisticamente parlando, compone molti dei testi dei Parco Lambro, delle musiche, ovviamente lui ha le sue idee, le abbozza, le porta in sala prove, poi diciamo siamo un gruppo molto libero, aperto alla strutturazione del pezzo, ognuno mette la sua influenza, la propria esperienza, e insomma poi il prodotto finale magari è discosto da quello che aveva pensato inizialmente, è sicuramente migliorato perché ha con sé un bagaglio ulteriore, insomma questo è il modus operandi nostro. Quindi poi si fondono le varie influenze, le varie cose, nascono i brani dei Parco Lambro. Parco Lambro che hanno all'attivo già una quindicina di brani, e mi dicevate prima, appunto, si parlava, c'è in corso la registrazione del vostro primo CD. Sì, stiamo incidendo il nostro primo CD, speriamo che nasca quest'anno, appunto. E vabbè, abbiamo già ultimato il primo pezzo, è proprio finito, imbastito. Pensiamo di fare un album di all'incirca 6-7 pezzi. Ne abbiamo all'attivo forse 16-17 all'incirca, però insomma gli ultimi sono quelli che hanno, diciamo, praticamente prepariamo i primi pezzi, così per i prossimi 40-50 anni non c'è bisogno di lavorare sul come il Pooh, esatto. No, fondamentalmente ne volevamo mettere 6 o 7 perché insomma gli ultimi sono quelli che hanno un sound, un groove che più ci piace, più maturo. Ovviamente dal 2008 ad oggi i pezzi sono anche cambiati, sono evoluti, abbiamo scelto quelli che avevano comunque una linea artistica più o meno definita. Esatto. Ok, allora dove possiamo dire a chi ci ascolta da casa dove tenersi, diciamo, informati su quando poi il prodotto sarà finito e uscirà ufficialmente? Avete una pagina Facebook piuttosto che un sito? Vogliamo dire l'indirizzo così in modo che possano trovarvi e seguire? Certo, vabbè, ci trovate su Facebook, Parco Lambro, digitate e ci trovate lì, insomma. Gli appuntamenti, le serate, pubblichiamo le locandine, le foto, commenti di chi ci segue, insomma, dei nostri amici fondamentalmente. Ok, prima di salutarci presentiamo tutta la band. Passo il microfono, nome e strumento. Sono Marco, sono il chitarrista del gruppo. Sono Danilo, il bassista. Salvatore, la voce, stasera manca Andrea, lo salutiamo. Luca, il batterista. Perfetto, qui con noi i Parco Lambro. Un saluto a tutti gli amici di Live Music Lombardia, ciao. Why?